Benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi House Flipper 2, la demo che è uscita, il gioco non è ancora uscito, vi contestualizzo tutto. Non ho mai giocato House Flipper, ho sempre voluto provare House Flipper, ho sempre avuto paura che fosse troppo tecnico e quindi ho sempre deciso di non provarlo. Ma ho guardato il video di Zano che giocava House Flipper 2 in live, che ha ripubblicato il video, e ho detto cavolo! È veramente una figata. E oltre a questo ho pensato, se Fere vede questo gioco impazzisce. Infatti mi ha detto che mi piacerà. Quindi, molto. Quindi siamo qui per provare la demo di House Flipper 2. Se sarà figo, quando il gioco esce io valuterei di portarlo, perché secondo me è meno tecnico, quindi. Allora, a me è sembrato di sì, top gioco tuo però. Cioè tu proprio ti ci fissi in una maniera, cioè non sei pronta. Allora, anche a me piace il concetto di House Flipper, ma purtroppo un po' da scazzarmi quando sono troppo tecnici, perché dopo un po' dico basta, cioè lavoro già nella mia vita, non voglio lavorare anche quando gioco, capito? Mi Io ho avuto così. La sensazione che qua non è troppo. E secondo me hanno, credo, semplificato rispetto all'uno certe meccaniche di tipo togliere le mattonelle, okay. Questo genere di cose, mi è sembrato di essere diventato più comodo. Quindi potrebbe essere il gioco giusto. Sono curiosa. Beh, c'è due ricaricamenti. Vabbè. Questa è la casa che dobbiamo sistemare. Un bel posto, sinceramente, che non mi dispiacerebbe. E mi sta chiamando Tom Marino. Devo rispondere? No, rispondi, sì. Tanto sarà una sorta di Buongiorno, Tom Marino. Sì, ci piace. Bellissima, stupenda. Stupenda, me l'ero proprio immaginata così. Avete presente quando avete il parente che parla troppo? Tom Marino, piacere. Allora, ti dicevo, guarda che location. Sì, bella, una casa sulla spiaggia. Bella sta bandiera, la mettiamo in casa. Quindi questa è la casetta, ovviamente in condizioni pietose in questo momento. Ma quello è il nostro compito. Esatto, è il nostro compito. Ma la location, ragazzi, permette di fare qualcosa di incredibile. Perché se sistemi sta casa è una roba veramente stupenda. Clicca anche i punti esclamativi, sono delle task che abbiamo, devi cliccare a sinistra. Ah no, sono i nostri tools, ok. Esatto, perché praticamente tu ad esempio dici colleziona la spazzatura, ok, e praticamente, come puoi vedere, vai ad inserire tutto all'interno della spazzatura. E poi la butti nel cassetto, si spera, cioè nel cassonetto, scusate. Ok, perfetto, quindi Ok, allora aspetta, iniziamo da sistemare un po' la casa, perché la spazzatura, dai, è la cosa un po' no, più beh, triste da cui iniziare. Perché secondo me è importante pulire. Sì, vabbè, però lo facciamo dopo. Vedi, cioè è pieno di spazzatura, non posso più prendere nulla. Queste cose sono da vedi? Vedi, guarda come stiamo sistemando tutto. Comunque lo vedi da qua se è pieno, in basso sì, a sinistra. Sì, sì. Ora l'ho capito. Ok, buttiamo anche questo sacco della spazzatura, dato che Fere non vuole pulire. E non posso Ok, perfetto. Allora, dimmi, cosa vuoi che faccio? Allora, voglio iniziare a vedere com'è dentro la casa. Salve a tutti. È in condizioni pietose. Però è una bella casa, comunque due piani. Come si levano le scatole? Aiuto. Così. Ok. Ok. Allora. Oh, va mamma bene, se non mia. Iniziamo a fare qualcosa, penso che neanche la possiamo visitare. Oh, mamma mia. Sai che cos'è? Che il video che ho visto in Zanno era preso dalla live. Probabilmente ci ha messo 2 ore, ma io ho visto un video di 20 minuti. Ah, ecco, infatti dicevo forse sono preoccupato. Forse sono preoccupato. Forse è di nuovo molto tecnico. No, no, tecnico magari neanche troppo, però allora, sai cosa si fa in questi casi, secondo me? Non si sa nemmeno da dove iniziare, quindi si scappa. A giusto? Parte quello, però se non scappi, inizi da una stanza per volta. Ma neanche riusciamo ad arrivarci alle stanze al momento. Lo so, però tipo inizi magari dal salotto che sta giù, perché allora, se pensi alla complessità delle cose che ci sono da fare, ti passa la voglia. Secondo te no, che allora, strumento aspetta. Devi usare qua? Che cavolo si usa? Cos'è un flipper tu? Ok, quindi alcune cose, ragazzi, dobbiamo prendere col flipper tool, che credo, tra l'altro, vedo un'iconcina di soldi, quindi sì, ci sta facendo guadagnare, sì. Perché poi dobbiamo comprare l'altro arredamento, quindi in pratica guadagniamo dalle vecchie cose che vengono, sì, non so come, vendute, perché smaltite, vorrei capire credo. chi cavolo le prende. Ho capito, Steph, però nel gioco che cosa dovevi fare, capito? Ah, va già meglio. Certo che è un bel modo per guadagnare. Oh, però almeno riusciamo a vedere una stanza. Va già molto meglio. Allora, da cosa vuoi partire? Dai muri o dal pavimento? Allora, come si ristruttura una casa? Si rifà tutto? Quindi rifacciamo l'intonaco, poi dipingiamo, poi mettiamo le mattonelle. Non lo so se questa è la successione, sto sparando in realtà. Ok. Però sai cos'è? Sono cose che senti, quindi spero che siano corrette. Quindi da cosa partiresti? Dai muri. Dai muri. Innanzitutto li dobbiamo riparare. Quindi così? No.
Tutto? Eh beh. Sono trascorsi 84 anni. Ma lo strumento giusto secondo te? Eh sì, ma so che lui aveva fatto una roba per essere più veloce. Setup finishing borders. Ah, ok. Quindi fai, ecco. E quando tu fai così, poi, se parti, è un po' più comodo. Perfetto. Insomma. Ok, ok, voglio vedere se riesco a sistemare questo muro un attimo, capito? Perché secondo me si fa così. No, prima dobbiamo mettere probabilmente... No, stai mettendo mattoni. Mattoni no. Che si fa dopo? Questo è building. No, stai mettendo mattoni, Steph. Magari no. No, stai mettendo... Ah, vedi, i mattoni li dobbiamo mettere qua. Esatto. Ok, però forse il muro non è rotto del tutto qua, fammi controllare un attimo. Sì. Ok, tanto non mi fa dare il colpo se non posso, capito? Sì. Forse devo togliere... Esatto. Ok. I detriti, i pezzi di mattoni. Porca miseria, che butta. Mi fa triggerare sta cosa. Ok, ok, perfetto. Quindi magari adesso, facciamo finta che non abbiamo l'altro problema, noi possiamo costruire. Tipo... Ok, ci siamo. Perfetto, opla, e poi allo stesso modo facciamo così e teniamo premuto. Ti devo un po' abituare ai comandi, sono un po'... No vabbè, questo devo dirti più semplice. Okay, perfetto, e adesso abbiamo sistemato, e ora? Il problema è come si sistema sta roba? Magari dobbiamo comprare ciò che va messo, ok, forse... Va comprata la vernice, non abbiamo la vernice. Ok, quindi... No, una basta. Se noi adesso prendiamo questo... Ecco. Come si cambiava il size? Con la rotellina. Ok. Oh, guarda com'è satisfying questo. Sì. Guarda che bello. Però non è il colore che abbiamo scelto. Vabbè, questo ci ha dato. Non era un ciano bello. Non rompesca. Hai visto? Sì. E poi lo togli automaticamente dal battiscopa perché non vuole essere una rottura di scatole di gioco. Ma che se lo devo pulire il battiscopa? Oh, cioè, nella vita reale ci sta attento, però qua no. Ah. Bello. Avrei preferito... Allora... Ma questo è un video da 2 ore e 40, probabilmente. Sì, perché... Altrimenti accetterete tutti quanti che come ogni cosa che noi facciamo nella vita non la finiamo. No, facciamoci una live. Perché... Non possiamo farla live. A caso. Allora. Sì, lo vorrei finire, è bello. Opla, ci riprendiamo il sacchetto a spazzatura e andiamo un attimino a... Non posso portarmi il cestino come sì. Ha preso, farebbe molto comodo. Perché ogni volta facciamo altri sacchetti a spazzatura così ed è scomodissimo. Posso buttarlo, sì? Ok, perfetto. Comunque, la cosa carina è che in base al punto in cui tu sei, hai degli obiettivi da svolgere. Tipo, ad esempio, noi qua dobbiamo cambiare questo pavimento. Ok. Però andrebbe tolto tutto. Sì, perché noi ad esempio possiamo far così, adesso lo sappiamo, finalmente, e togliere tutto quello che va tolto. Anche da qui, quindi possiamo ad esempio finalmente sistemare anche il nostro bel giardino, togliendo tutte le cose di mezzo. E comunque devo dire che già così è bello. Sì, dai. Ah, questo va tolto? Non mi dispiaceva personalmente. No, infatti, neanche a me. Vabbè, ci dicevi toglierlo. Le metteremo più belle probabilmente. Esatto. Ok, che facciamo? Facciamo il salotto, dai. Oppure il patio, magari, per iniziare ad avere qualcosa. Forse qua diciamo almeno... No, vabbè, facciamo il salotto, dai. Ok, quindi noi stiamo qua. Se tu stai qua, ti dice che, ad esempio, il pavimento deve essere fatto in questo modo. Ok? E va messo. Però, certo, dobbiamo togliere questo, suppongo. Penso anch'io. Quindi, immagino sempre con questo? No. No! Ma questo ci vuole un secolo, Steph. Ascolta, proviamo a mettere un po' di pavimento qui per avere un po' la soddisfazione sì, di vedere... l'ho pensato anch'io, lo sai. Se possono levare ste robe. No, magari così. Ok. È sempre una delle due, capito? Mm-hmm. O A o B, tranne i libri. I libri sono... Era una buona idea, no? Non penso. Non ti è piaciuta. Ma non è che, tipo, io questo lo posso pulire? Ho capito, ma che ti serve? Che tanto poi dobbiamo levare il muro? No, che poi magari il muro non lo togli e ti basta dipingere. Aspetta che proviamo. Capito? Ah, sì. Vedi, dai, ci sono dei modi per fare le cose un po' più. Ok, e questo già dà una mano. Sì. Perché tu potevi anche rastrellare, ma non c'era bisogno alla fine. È stato un nostro errore. Sto andando a casa mia.
Ok. Oh, mo sembra quasi una casa, ragazzi. Se non guardate tutto il resto, sembra quasi una casa. Va tolto anche qua? Evidentemente sì. Oh, ma era carino quel... Tu non puoi decidere. Quell'inserto in legno. Sì, no, certo, però... Perché limitare le mie doti da arredatrice di interni? Ah sì? Non sapevo sì. Li avessi. Neanche io. Nessuno mi ha avvisato. Riesci a fare il bordino interno che... Con quello più piccolo, forse. Anche con quello gigante. Va bene così, non c'è voglia di cambiarlo. Ok. Fede ha un problema sui dettagli. Gli avrei dovuto lasciare di proposito. Penso che è finita la vernice. Ok. Opla. Perfetto? Sì. Sei soddisfatta? E anche, vedi, la parte giù. Questo, vero? Del battiscopa. No, non hai visto questo angolino? No, allora? Non l'ho visto. Cos'è? Okay. Cosa aveva? C'era un pezzettino non fatto. Quindi abbiamo levato. Sì. Forse si poteva levare anche lì, effettivamente. Ah, magari era carino. Rimetti, magari lo rimetti. Mm. Ok, facciamo anche questa parete? Sì. Ok, benissimo. Poi ovviamente togliamo le assi di legno, ragazzi. Non le lasciamo. Ah, che bello. Ormai levalo, ti prego. Lo ma rimetto. Perché ce l'ho? Scusami. Lo rimetto dopo. E ok, allora, opla. I libri non abbiamo ancora scoperto, no? Stavo cercando di ricordarmi. Ok, quindi, a questo punto, la situazione è questa. Mettiamo un pezzo di pavimento. Bellissimo. Ah, quello è l'altro. Stupendo. Ma scusa. Non è che basta pulirlo. Non è che basta pulirlo e siamo dei deficienti. Come sempre. Guarda che bello però che fa le forme da solo. Vedi che l'hanno reso per sì. Esseri umani? Sì. Cioè fa tutto lui comunque. Oh, vogliamo vedere. Aspetta, questa cosa. Questo... Forse andava scartravetrato qua, esatto, ma qui bastava pulirlo. Quel quadratino in che... italiano, Stella. Questo quadratino che hai lasciato. Steph, raga, chi scusa, la sopporta allora, se tu è un allora, santo. Se in eh. Casa tua ti fai mettere il parquet, ti lasciano un quadratino vuoto, non ti arrabbi. Ma lo faccio poi in un altro momento, porca no, miseria. No, mi licenzi. Comunque sì, no, Steph, l'aspirapolvere secondo me è meglio, no? L'aspirapolvere è per altro. Ok. Era di solito per terra si usa l'aspirapolvere. No, vabbè, ma qua stai lavando le macchie, non stai togliendo la polvere, capisci? Ok. Ok. Così è già tutto più semplice. Qua servirà l'aspirapolvere. Ok, ok. Capito? Sì, sì. Ok ragazzi, abbiamo migliorato drasticamente la nostra vita e anche questo è molto satisfying perché a differenza di Washing Simulator, ti ricordi, no, dove no, dovevi era viverci, qua comunque... Però lo sai che poi lì hanno messo multiplayer, solo che... ma è una cioè lì... a me fa venire la voglia di morire. Lì praticamente dovevi fare, cioè questa roba che stiamo facendo qua sarebbe stata impossibile perché dovevi fare ogni singolo dettaglio, cioè a volte non capivi neanche come finire il livello perché c'era un pezzettino di sporco che manco era possibile da vedere. Dove vedere? Ah, pure? Da dentro, secondo me. Sono sporchi da dentro. Ok, può essere. Ah, vedi, guarda. Già diventando una casa decente. Sì, bello. Sono contento. Beh, bello anche 10 questo. 10+. Bello anche questo. 10+, ragazzi. Miglior gioco dell'anno. Game of the year, winner, is... Mi sembra tutto fatto, giusto, in ambito di sporcizia, quindi io adesso prenderei l'aspirapolvere per i detriti. Così. Vedi? Perfetto. E poi sistemiamo il pavimento. Mm. Certo che quel pavimento, madonna, è tutto sporco, tutto brutto. Ok. Ok, va bene. Pieno zeppo di schifezze. Bene o male abbiamo fatto, c'è qualche pezzettino. C'è ancora qualcosina da pulire. Come puoi vedere qualche macchiettina. Mm-hmm. Qua non viene considerato sporco, è proprio no, fatto sono per le piastrelle. No, beh, sono piastrelle da cucina. Poi togliamo. Questo invece immagino venga considerato spazzatura. Quindi noi adesso andiamo a selezionare... No, lì lo devi togliere secondo me, Steph, vedi? Quando è distrutto così lo devi togliere. C'è ragione. Un po' come il muro. Bucket. Però meglio di dover fare tutto. Perfetto, noi andiamo a fare in questo modo. Guarda che bello. Steph, dimmi. Hai sbagliato perché? È più piccolo rispetto al resto. Non so se te ne sei reso conto. Allora, queste sono le cose da comprare. Tipo, compriamo un bel divano. Mm-hmm. Lo mettiamo qua il divano? Sì. Non puoi? Leggermente più staccato, lo vuole così? Sì. Ok, e questa finestra secondo te che problemi ha? Va pulita?
No, da... Da fuori, vero? Sì, sia pulita ma anche da fuori, ai pannelli. Sì, però è anche sporca. No! Ah, meno male. Vorrei capire però, tipo, la situazione battiscopa, cioè che devi fare? Non lo so, secondo me lo riaggiungi. Però è un po' strano che te lo annulla, ma se poi esageri te lo fa. È un po' esatto, incomprensibile. Sì. Ma questo va spaccato, secondo te? Perché non vedo l'ora di spaccare un muro. Volendo sì, però era carino l'arco per la cucina. Non lo spacca tutto, che problema. No, credo che voglia che lo spacchiamo tutto, altrimenti non lo vedi rosso, eh. Ah, ok. Che bellezza è questa? Sium! Sium! Vabbè, facciamo l'open space, tutto unito. Esatto, i tempi moderni, Fede, si fa così. Ormai vanno di non moda. Però, a me piace la cucina separata. Che spazio. Cioè, perlomeno che sia con un arco così. È perché io penso sia incasinata, così quando qualcuno entra in salotto non lo vede. Ah, grazie, grazie. Siete stati generosi sto giro. Ok, vediamo altre cose che vuole per questa zona, no? Che secondo me almeno iniziamo ad arredare e a rendere carino. Mobile della TV. Ah, tra l'altro non ti ho fatto vedere una cosa. Un po' di proposito. Ah, vedi. Ok, ma... Figo. Ok. Qua ci passi la vita. No, vabbè, è finita. Capito? Cioè ti puoi arredare la casa esattamente come ti pare. Esatto. Questo è bello, sì. Capisci? Secondo me così e scegliamo un colore. Carino. Beh, è abbastanza sul classico. Vero? Ok, lo giriamo ovviamente e lo andiamo. C'è il libro che ci impedisce. C'è qualcosa che non va sui libri, vero? Sì. Cioè, non è possibile che mi devono rovinare la vita in questo modo. C'è qualcosa che non va. Dicevamo, dimmi che mi ha lasciato il preset. Sì, era giusto, no? Ecco, ora possiamo andare. Così? Esatto. Un po' più allineato, capito? Sì, ma nel caso dovresti spostare il divano, cioè quello, però. Qua, immagino, davvero? Tutto storto. No, lascia stare, lascia stare. Tef, lascia stare, non ti preoccupare. No, no, mi hai criticato. Meglio? Meglio, sì. Ok. Poi, che altro aggiungiamo? La lampada. Vediamo anche tutte le cose della cucina di già. Dov'è la lampada? Quella. Sopra il microonde. Ok. Ma anche di questo colore. Vero, anche secondo me. Divano. Qua? Sì. Così non vediamo il battiscopa. Esatto. Lo nascondiamo. Cioè, aspetta, però sta finestra mi sta ammazzando. Cioè, è un po' troppo sporca. Opla, sistemiamo. È fastidioso vedere le cose sporche. Sì. Cioè, mi triggera. Anche perché sta iniziando ad arredare. In teoria si pulisce prima tutto, poi... Ascolta. Arredi. Siamo in un videogioco. Facciamo un po' tutto. Facciamo un po' tutto. Opla. No, però se tu ci pensi, rispetto... Vabbè. Non l'avevo notato anche. Sono tanti problemi. Ogni volta che guardi qualcosa c'è un problema in più in sta perché casa. Perché se fai le cose a metà è così. Oh mamma mia. Non mi piace che ti levi quei dettagli. L'ho capito che non ti piace. Ok. Allora proviamo un attimino. Si è spenta la fotocamera. Davvero? Sì. Ok, sì, era da pulire, quindi avevamo ragione comunque. E lì è da rifare. Io dubito che con un straccetto riesci a pulire questa cosa. Vabbè, però lo puoi fare come si dovrebbe fare davvero. Penso che serve più un lanciafiamme in quel caso. E no, sai che non sono sicuro, quindi ci proverei un attimo. Ah, ok, no, meno male, fare, sì, meno sì, male. Sì. Dai, sono pochi i casi in cui devi fare quella sbatta alla fine. Non male. No, non male. Certo, ci vuole tanto tempo. Esatto, però noi siamo a 28 minuti e io mi arrenderei volentieri. No, va bene così, almeno un po' abbiamo provato, è carino. Sì. Credo che si sia scaricata la batteria, fatemi controllare al volo se riusciamo a salutarvi. Dicevo, molto carino, molto figo, ci vuole più tempo, è un gioco forse più appunto a live o da tanti episodi per riuscire a fare questa esatto. cosa, perché in 30 minuti abbiamo fatto quasi il soggiorno. Ma neanche. C'è un sacco di roba da fare ancora, quindi o è da live o da più episodi. Esatto, noi ci fermiamo, speriamo che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!